ancora qualche altra riflessione riguardo il disegno di legge Zan. Questo disegno di legge mi ha dato spunto per riflettere su diverse questioni. Ne tratterò ancora un paio, così poi non vi annoio più. In questo video mi soffermerò sul fatto che questa proposta di legge crea disuguaglianza. Dico questo per quale motivo? Perché innanzitutto partiamo dal presupposto che in questo disegno di legge si prevedono appunto delle sanzioni per chi commette violenza nei confronti del cosiddetto diverso. Ma nel concetto di identità di genere, di cui abbiamo già trattato nel video precedente, abbiamo detto che è un concetto abbastanza aleatorio, indeterminato, nel senso che io sono ciò che voglio essere in quel preciso momento. Quindi non è un concetto fisso, oggettivo. Nel momento in cui si devono prevedere delle sanzioni, delle sanzioni anche penali, è necessario che l'oggetto sia ben determinato, sia identificabile. E quindi questa è la prima difficoltà alla quale si andrebbe incontro. Ma dirò di più, per chi ha un minimo di basi, di nozioni giuridiche, uno studente del primo anno di scuole superiori sa benissimo che le norme giuridiche hanno delle caratteristiche. Tra queste c'è sicuramente l'esteriorità, l'astrattezza, la bilateralità, ma abbiamo una caratteristica fondamentale che è la generalità. Cioè significa che le norme devono essere uguali per persone che si trovano in situazioni analoghe, in un preciso momento. Quindi, per dirla in parole più semplici, io non posso creare delle norme ad personam, cioè non posso andare a legiferare soltanto per alcune situazioni. Quindi, in una situazione simile si applica la stessa norma, a prescindere da chi abbia commesso il reato o lo abbia subito. La legge deve essere uguale per tutti, quindi è la famosa frase che poi troviamo in tutti i tribunali. Nel momento in cui io decido che invece la norma non è uguale per tutti, creo disuguaglianza, perché a quel punto io vado a porre su un piedistallo una minoranza della popolazione, perché io vado a legiferare soltanto per un gruppo ristretto di popolazione. Allora a questo punto chiunque potrebbe rivendicare di un trattamento particolare. Lo possono fare le persone alte, le persone basse, le persone grasse, magre. Ogni gruppo potrebbe rivendicare un'attenzione particolare. Non se ne uscirebbe più. Se io commetto un reato nei confronti di qualcuno, devo vedermi applicata la stessa sanzione, a prescindere da chi sia la vittima. Non è possibile stabilire che se commetto un reato nei confronti di qualcuno che abbia una caratteristica, il mio reato sia più grave. Sarà il giudice, casomai, in sede di processo a stabilire se ci sono delle aggravanti o delle attenuanti, ma analizzando il caso specifico. Quindi, in nome della tolleranza, tratto una minoranza della popolazione in maniera diversa. Creo disuguaglianza in nome dell'altruismo.